possiamo parlare invece di musica. Siamo infatti con Giusy Barone, con la cantante napoletana che oggi ci presenta un brano davvero molto particolare che è sintesi dell'amore, perché è un brano che parla tanto di amore e quanto un solo istante possa essere determinante per far crollare una relazione che riteniamo davvero importante. Buongiorno Giusy. Giusy, non riesco a sentirti, dobbiamo evidentemente attivare il microfono, però se sei d'accordo io direi di introiettarci e di proiettarci nella melodia di questo brano, sicuramente bellissimo da ascoltare. È troppo tardi. Complimentissimi Giusy, una bellissima canzone, il tuo ultimo singolo È troppo tardi, un invito a cogliere l'attimo dell'amore, però se sei d'accordo io partirei proprio dal titolo, perché È troppo tardi? Abbiamo un problema anche con Giusy, chiediamo scusa al pubblico per i problemi tecnici, aspettiamo che possa ripristinarsi il collegamento con Giusy, che mi dicono è qui con noi, eccoti Giusy, complimenti. Grazie. Dunque, dicevo, l'ispirazione del titolo È troppo tardi è un invito a cogliere l'attimo per quanto riguarda il tema amore? Assolutamente. In realtà il mio è un messaggio di speranza, non un messaggio di speranza per tutte quelle persone che hanno paura di lasciarsi qualcosa alle spalle che non ci fa bene. E ciò che io voglio dire con questo titolo e questo brano che in realtà non è mai troppo tardi per cambiare strada, per rialzarsi e migliorarsi. Posso farti una domanda forse un po' personale?
Dai, se possiamo rispondere, perché no? Quanto c'è, ecco, di autobiografico o di tuo, del tuo vissuto in questo brano? E se c'è? C'è il 100% di mio in questo brano. C'è il 100%, però non andiamo oltre. L'invito naturalmente è quello di Sì. riuscire a guardare avanti una canzone napoletana che tra l'altro è molto pop, Assolutamente. Giusy, ed è vicina ai Sì. brani internazionali. E questo secondo te è il futuro della musica, proiettarsi su questo sound? Io penso che serva un sound molto semplice per arrivare alle persone, perché è molto importante la semplicità nella musica in particolare. Quindi noi abbiamo scelto proprio di camminare in questa direzione. Senti, sei autrice di brani inediti, ma con tempo anche di cover molto interessanti, molto importanti e davvero molto difficili da interpretare. Tu in quale veste ti rivedi maggiormente o quella che preferisci? Io mi rivedo molto in una veste pop soul. Io ho iniziato ad ascoltare musica già da piccola ed ero un'appassionata di De Crescenzo, di Alicia Keys, quindi in Apposta. qualcosa che va. Ok, aspetta con noi perché abbiamo un tassativo appassionato di Decrescenzo, perché vogliamo conoscere ancora tantissime cose di te, quindi restiamo con la nostra Giusy Barone per conoscere ancora tanto di lei. Pubblicità.
con Giusy Barone, cantante napoletana. Oggi Giusy ci hai presentato il tuo ultimo singolo, È troppo tardi, ma in realtà stiamo avendo modo anche di conoscerti un po' di più. Sei cresciuta, ecco, tra cantautorato italiano, ma anche tanta musica internazionale, dicevi prima. Sì. Volevo cogliere però l'occasione per dire una cosa, che io non sono autrice di questo brano, ma questo brano è stato scritto e prodotto da Ario De Pompeis. Sì, poi io sono un interprete anche di molte cover tra musica italiana e internazionale, insomma, un po' sono un'appassionata di musica in generale. Particolare della musica pop e della musica soul. A proposito di musica internazionale, tra l'altro il tuo brano mi ricorda un po' i Police, no? Questo sound con quel pizzico di modernità, però un po' in Bello. più. Eh sì, ti trovi con me, con questa idea? Molto bello. Sì, assolutamente. Una persona in realtà mi è arrivato un messaggio qualche giorno fa che mi ha detto: mi hai ricordato Sting. Io Eh ho sì, detto: eh beh, sì, è vero, è stiamo vero. andando un po' È oltre. vero, è vero, quel sound di stile Sting anche, è vero, condivido questo messaggio che ti è stato inviato. Intanto tu in carriera hai avuto tantissime esperienze diverse, fra queste esperienze non possiamo non ricordare il teatro che ti ha restituito la formazione di un artista completa a 360 gradi. Assolutamente. Io la prima volta che ho fatto un provino per il teatro è stato nel 2007. Ho debuttato a teatro con uno spettacolo dell'attore Peppe Lanzetta. E lo spettacolo si chiamava L'Opera di Periferia, che è stato in scena qui al Teatro Acacia di Napoli e al Teatro Parioli di Roma. E lì ho interpretato un ruolo come cantante, e poi c'è stata la vera svolta per me nel 2010, perché fui scelta tra gli interpreti del musical di Claudio Mattone, C'era una volta Scugnizzi, e lì siamo stati poi in giro per l'Italia con una tournée di un anno. Che esperienza ti ha lasciato, quella che poi ti ha permesso di essere e di arrivare fino ad oggi? Sì, C'era una volta Scugnizzi è stata un'esperienza molto significativa per me, perché oltre ad avermi formato molto artisticamente, mi ha dato la possibilità di essere me stessa sul palco, perché Scugnizzi era uno spettacolo improntato sulla genuinità. La genuinità e anche la spontaneità è quello che ti contraddistingue quest'oggi. Abbiamo ascoltato, Giusy, il tuo brano, il tuo ultimo singolo, però battuta flash. Dove vuole arrivare, Giusy Barone? Ma Giusy Barone non vuole guardare troppo oltre, perché preferisce viversi il momento. In realtà, il progetto che posso dire che stiamo cercando di portare a termine è un disco di inediti e appunto di qualche cover anche, che vorremmo far uscire io insieme al produttore Ario De Pompeiris e il mio editore e mio manager Claudio Poggi, entro fine agosto 2021. Ti aspettiamo e un mega in bocca al lupo e buon lavoro per Grazie. questo tuo ambizioso Viva il progetto. lupo. Complimenti a Grazie, Giusy grazie a Barone tutti. per essere stata con noi. Grazie davvero a te, Giusy.